Ciao a tutti amici, in questo nuovo video andremo a costruire un pirografo con del materiale recuperato. Innanzitutto serve un trasformatore da microonde che io ho già tolto l'avvolgimento del secondario, poi farò vedere nel video come si fa a togliere, ma ci sono in internet svariati video come si fa. Poi serve un varialuce, questo da 500 watt, varialuce che ormai non si adoperano quasi più perché ormai ci sono tutti i LED e per variare l'intensità dei LED si utilizzano altri sistemi. Poi servirà del filo d'acciaio armonico, io qua ne ho qua alcuni tipi, ho già fatto delle prove. Questa è tolto da una treccia di acciaio, un filo di acciaio. Questa è una treccia d'acciaio, filo acciaioso, diciamo, e ho tolto questi fili per fare delle prove. Poi vi spiego bene. Per chi non sapesse cos'è un pirografo, è uno strumento per incidere nel legno, cioè per bruciare il legno. Vedete? Come sempre vi mostrerò il circuito. Allora, partendo dalla tensione di rete, mettiamo un varialuce da 500 watt massimo e entriamo nel primario del trasformatore. Il primario del trasformatore, per chi non lo sa, è questo qua. Infatti, quando si recupera il trasformatore del microonde, si toglie il secondario, che è quello che è più fine, che è quello che dà la tensione di 2000, circa 2000 volt. Il primario è quello che ha la sezione più grossa in questo caso, non come i normali trasformatori. Diciamo 220, 12 volt, 220, 24, che il primario ha la sezione più fine del secondario, perché il secondario, essendo 12 volt o 24, ha la sezione più grossa. Invece il trasformatore del microonde è al contrario. Il primario ha la sezione più grossa di filo, e invece il secondario ha la sezione più fine. Noi in questo caso faremo passare circa 5 spire, 5, 4, 5 spire, adesso non so quante sono queste, forse 5 spire, e preleveremo una tensione da 4 a 6 volt, adesso non mi ricordo, dovremo controllare. Allora, tornando al circuito, primario 220, secondario 4-6 volt. Io ho avvolto 5 spire di sezione di filo del 2,5. Ho usato tipo cavo a silicone, ma per fare esperimenti potete provare anche il cavo normale, anche sezione più grossa, perché le correnti sono molto alte. Alla fine un morsetto, ho messo questa resistenza, ma è da 30 kg, mi serve solo per attaccarmi con i fili dell'oscilloscopio. Andiamo subito alla prova pratica. Tanto per cominciare vi faccio vedere tre tipi di filo che ho provato. Questo è il filo singolo che ho trovato, che è questo filo acciaioso. E invece questo e questo li ho recuperati da questa treccia, sempre in materiale acciaioso. Questo filo avrà una resistenza che collegata al secondario del trasformatore produrrà una corrente. Allora, noi potremo andare a variare la tensione all'ingresso del nostro trasformatore, così che potremo va variare anche la corrente, perché variando la tensione, avendo una resistenza fissa, varierà anche la corrente sul secondario del trasformatore. Potrete provare vari tipi di materiale. Acciaio, se no altri tipi di materiale resistivo, materiale un po' duro. La differenza è che
mettiamo stessa sezione un filettino così acciaioso e un filettino di rame, la resistenza è molto differente. Perché se mettessi questo filettino di rame, già subito 5-10 ampere si scioglierebbe subito. 10-15 ampere dovrebbe diventa incandescente e si scioglie. Mentre invece il cavo di acciaio ha una resistenza un po' più alta e resiste, si scalda, diventa rosso e con questo si può costruire un pirografo. Ora vi faccio vedere la differenza di resistenza. Devo per forza utilizzare il multimetro della Fluke perché è l'unico che mi va sotto la misura dell'ohm. Allora, mettiamo su ohm. Ok. Andiamo sulla scala più bassa. Metto in cortocircuito i puntali e faccio l'azzeramento. Ok. Allora, tornando al nostro discorso, se io vi faccio vedere il filettino di rame, facciamo la prova e vediamo quanta resistenza ha. Allora, il filettino di rame si avvicina a quello che è la resistenza del cortocircuito dei due puntali, 0,10, siamo vicini 0,02. Se io provo il nostro pezzettino di filo acciaioso, vediamo se riesco a farvi vedere, devo fare bene il contatto, siamo sui 0,30 e la differenza è notevole, cioè sembra poca, ma sulle tensioni in gioco produce molta meno corrente rispetto a un pezzettino di rame della stessa sezione. Ritorniamo al nostro esperimento. Vi farò vedere per prima con questo filettino di rame come la corrente sale e dovrebbe sciogliersi e aprirsi subito il filo a una certa corrente. Ok. Ok, già così non so quanti ampere sono passati. Alzo pian piano il varialuce. Vedete che siamo già a 38 ampere, 29, 26 e si è già aperto. Avete visto che si è aperto subito? Spegniamo. Cambiamo filo. Faremo la prova col primo pezzo di filo di acciaio. Ora andremo a misurare con l'oscilloscopio la tensione in ingresso e vedremo come si comporta il varialuce. Allora, è già tutto collegato, ho settato tutti i valori giusti, le scale giuste per la sonda. Andiamo ad accendere. E vediamo che questa è, diciamo, la sinusoide piena col varia che è al massimo. Infatti abbiamo i 10 ampere massimi e il pezzo di filo è incandescente perché scorrono 10 ampere. Allora, se io vado a diminuire, vediamo come lavora il varialuce. Va a tagliare una fetta di onda fino ad abbassare. Vediamo, io ho impostato la lettura della tensione RMS. Infatti, se al massimo siamo a 222, vedete, abbassandosi, tagliando con le fette di tensione si abbassa 160, 140 e in proporzione si abbassa anche la corrente. Vedete che siamo 6 ampere perché la resistenza è sempre quella. La tensione capi qua è proporzionale alla tensione d'ingresso, dunque la tensione
qua scende, il carico è sempre quello e scende anche la corrente, vedete? Fino a diventare proprio dei piccoli impulsi. Così siamo a 57 volt, la frequenza è sempre quella di rete, 49-50 Hz. Questo diciamo, il valore picco tra qua e qua, che è sempre 900 volt, vabbè. Perché ci sono degli spike di tensione che sorpassano, dunque arriviamo a 976 volt. Quindi, ricapitolando, allora, diminuendo tutto il potenziometro, siamo a 3 A. Con una tensione, andiamo a leggere qua, di 1,1 volt, che la leggiamo là. Aumentando, aumenta la tensione qua all'uscita, aumenta la tensione in ingresso, 220, e abbiamo un assorbimento di 10 A. 10 A, 220. A 5 A siamo a 100 volt più o meno. Lo leggiamo qua, 100 volt. E con questo voi potete costruire il vostro pirografo. Utilizzerete delle punte che comprerete in internet, o se volete fare degli esperimenti con questo filo. Andiamo a vedere anche la corrente d'ingresso sul trasformatore, partendo dal varialuce tutto a zero, siamo a 0,19 A. A 190 volt siamo 180-190 volt 0,75, così passiamo a c'è un salto brusco 2 A 80. Non so come faccia a resistere questo varialuce perché me lo dà per 500 watt, ma probabilmente la corrente non è reale perché ci sono questi spunti qua che mi andranno a leggere un valore un po' più alto. Ora andremo a vedere con una sezione molto più grossa di filo. Mettiamo sempre la nostra pinza amperometrica. Ok. Accendiamo. Diciamo che così siamo al minimo. Siamo a 57 volt. E abbiamo già un assorbimento di 10-12 A. Aumentiamo. Vediamo che il nostro filo si scalda, siamo a 37, 197 volt, 37 ampere. Se aumentiamo arriviamo a 40 ampere. Vedete? Per proteggere il varialuce mettete un fusibile da 2 ampere e mezzo, perché 2 ampere e mezzo per 220 volt quando si è al massimo. Siamo sui 500 watt, che è quello che può tenere il varialuce qua che c'è scritto. Quindi, ricapitolando, se volete costruirvi un pirografo con del materiale recuperato, vi serve un varialuce, di quelli varialuce vecchi che ormai non si utilizzano più, recuperate un trasformatore di un microonde, un filo di sezione 2,5, anche se è più grosso, anche se è 4 o 6, va sempre bene. Importante che dovete tenere misurata la corrente su questi fili, perché meno resistenza ha la vostra punta, più corrente si trova qua. Se con la vostra resistenza non riuscite a scaldarla a dovere, dovete aumentare le spire per avere una tensione più alta, aumentare le spire del trasformatore. Se magari siete a 4 volt, aumentare, arrivare a 5, 6, 7 volt per avere una corrente maggiore. Dovete tener conto della corrente perché
Prima, quando assorbivano 40 ampere, questi cavi del 2,5 non erano idonei. Infatti, si erano scaldati. Allora, più aumenta la corrente, più dovete mettere una sezione adeguata. Per esempio, il 2,5 va bene fino a 16-20 ampere. Sopra quelli dovete aumentare la sezione, usare il 4 e il 6, così man mano aumenta la corrente, dovete aumentare anche la sezione del cavo. Non si deve scaldare il cavo praticamente. Comunque io vi consiglio di stare sui 20 ampere massimi, perché dopo aver fatto un po' di esperimenti il trasformatore era già caldo. Dunque vi consiglio di stare sui 20 ampere massimi, se non volete, perché praticamente il trasformatore è sempre sotto carico, non è che si attacca e stacca, il filo è sempre collegato e il trasformatore sta sempre lavorando. Dunque non superate i 20 ampere. Se vi è piaciuto il video, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale.